gli consentiva di avere un ampio spettro di consumatori, di clienti, e tra questi clienti abbiamo documentato ci sono anche dei professionisti. Finiva nelle tasche della Brescia Bene, la droga che veniva importata e poi spacciata tra città, Franciacorta e Garda. Tutta bresciana l'organizzazione sgominata dai carabinieri che hanno raccolto le indicazioni di un collaboratore di giustizia. I manette sono finiti in Massimiliano Gazzoli, Eugenio Petrollo, Claudio Tavelli, Pier Guido Ferrazzi, Michela Rossi e Maurizio Dagani. Oltre a droga e soldi, nel corso delle perquisizioni, i carabinieri hanno trovato anche armi, tutte con matricola a Brasa. Questa è la vecchia delinquenza bresciana, abbiamo ricostruito. Le dichiarazioni del collaboratore ci hanno consentito di ricostruire uno spaccato della realtà criminale bresciana dal 2000 al 2007. L'organizzazione era attiva sul Bresciano almeno da una decina di anni, ormai collaudato infatti il meccanismo di importazione della sostanza stupefacente. Ma il canale privilegiato era quello olandese, anche adesso nella stessa ordinanza ha riportato un progetto di ulteriore importazione dall'Olanda. Ma il canale non era solo questo, in quanto il canale era anche quello della Slovenia, in cui abbiamo visto che da ultimo, proprio perché la tratta spagnola e quella olandese sono molto sfruttate, adesso si sta aprendo una terza tratta per la cocaina anche dalla Slovenia.